Grazie per la parola. Devo dire, sento tante grida, tante urla, come se questa maggioranza, questa amministrazione fosse immobile, impassibile su un tema degli spettacoli viaggianti. Devo dire che, insomma, rimango perplesso. Concordo paradossalmente, pur avendo una visione delle idee e politiche diverse con gli interventi del consigliere Bordoni, che ha fatto un intervento molto pacato, sintetico, puntuale, ma insomma, conciso, che va al di là ovviamente degli strilli, delle urla, ma con la piena volontà di affrontare un problema annoso, un problema che nasce che viene da 20 anni ovviamente fino ad oggi, perciò non è un problema creato da questa amministrazione, ma un problema che purtroppo nessuno negli anni passati ha mai avuto l'intento o comunque la voglia e la volontà di affrontare. Forse per paura, forse per disinteresse, forse per una mancanza di conoscenza della materia. E devo dire che anche il consigliere De Priamo nelle sue prime parole ci troviamo d'accordo quando dice che è un problema, insomma, che nasce da molto lontano. E anche l'intervento del consigliere Pelonzi, molto pacato, molto preciso, dove ovviamente sottolinea l'importanza civica, ludica, di comunità che hanno gli spettacoli viaggianti. E queste sono state le parole pronunciate anche dall'assessore Fiorini, delle parole che hanno in sé l'importanza da parte dell'assessorato e da parte dell'amministrazione, presidente, vicepresidente, se devo andare al Vi chiedo mercato scusa, per tutto il colleghi. rispetto del mercato, Fermo vado un al attimo. mercato. Se Chiedo questa scusa, è colleghi, un po' la di serietà rispetto politica, innanzitutto per chi sta mi parlando. dispiace E per le quindi. categorie che, insomma, come dire, Vado avanti, provano, colleghi. come dire, Vado fiducia avanti. in questi Vado avanti, vado avanti. consiglieri, ma purtroppo devo dire che, come dire, non caveranno ragno dal buco, perché sento dei sorrisini veramente poco seri in un'aula, Giulio Cesare, che insomma non fanno il bene ovviamente della politica, ma anche del momento, che è molto delicato e molto serio. Ma se questa è la serietà, diciamo, da queste risate stile hit ovviamente non porteranno molto lontano. Detto questo, vicepresidente, sì. Assolutamente, perché io con le categorie ci parlo e ci dialogo costantemente da anni, a differenza di qualcuno. Questa è stata l'unica amministrazione che ha preso in mano seriamente il problema degli spettacoli viaggianti, tema che comunque è stato confuso per molti anni con i punti verdi qualità. Ovviamente, a parte la confusione normativa, tecnica e politica, si è creata una confusione legata alla paura, legata all'indifferenza e anche ovviamente all'allontanamento di alcune categorie e anche delle attività che, a differenza ovviamente dei punti verde qualità, per la città sono state un bene, sono un bene e saranno un bene per i più piccoli, un bene per le famiglie, un bene per l'amministrazione, un bene ovviamente per la collettività, per la comunità. Un bene che deve essere preservato, deve essere tutelato e ovviamente non deve essere lasciato a morire. E io credo che l'amministrazione, la maggioranza tutta, ma ogni amministrazione ha il dovere di tutelare queste attività e queste categorie. Ed è per questo che con l'intervento puntuale e serio dell'assessore Fiorini si intende oggi di avere tutto l'interesse ad affrontare di petto queste questioni, partendosi anche da un possibile tavolo tecnico, ma un tavolo tecnico che possa raccordare e possa dare una spinta propulsiva immediata, non un tavolo tecnico che vada alle calende greche, un tavolo tecnico immediato di interlocuzione con gli uffici competenti e soprattutto anche di interlocuzione con la parte interessata, che sono le categorie che svolgono un'attività importante e imprescindibile per la capitale di Roma. E oltre questo, la mia collega, ora all'opposizione, Ficcardi, quando dice ogni ufficio si metta a
al tavolo, ovviamente, come dire, sembra quasi allora che il tavolo ovviamente abbia una funzione importante, ma non è un tavolo che intendono le categorie, un tavolo statico, un tavolo, come dire, portato avanti negli anni, ma è un tavolo, ripeto, imminente, che dia una risposta immediata, risolutiva, a beneficio di tutte quelle attività che oggi lavorano nella legalità, nella trasparenza e nel rispetto delle norme. Leggo in un ordine del giorno come primo punto di un possibile commissariamento, cioè di attuare i poteri sostitutivi. Beh, forse questo è lo strumento che andrà totalmente a paralizzare un dipartimento che invece in questo momento ha bisogno di correre e anche velocemente. E questo sarà l'intento della maggioranza. Abbiamo richiesto anche l'esenzione, laddove è possibile, dell'OSP per tutte quelle categorie e per i lavoratori che in questo momento hanno sofferto una crisi forte dovuta all'emergenza Covid e che necessita ovviamente, necessitano tutte le categorie oggi presenti sul territorio di un supporto oltre che politico ma anche concreto, perciò ovviamente l'esenzione della COSAP crediamo sia un punto importante e crediamo che la costituzione e la creazione di un ufficio, di uno sportello ovviamente di confronto e anche come dire aperto, perciò di interazione, di interlocuzione, di discussione sia importante per non andare a tentoni, per non essere ascoltati, ma si vuole creare un canale d'ascolto politico e tecnico, istituzionale. Perciò concludo, Presidente, che la volontà, che la serietà di questa maggioranza non è parole, 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 ma sono state le numerosissime commissioni svolte dalla Commissione Ambiente, dalla Commissione Commercio, dalla Commissione Cultura e dalla Commissione Patrimonio. E ricordiamo che la delibera nasce da una volontà di questa maggioranza. Non è una delibera ovviamente calata dall'alto, ma una delibera che nasce da una volontà di concludere un tema che va avanti da 20 anni. E io di questo ovviamente ne ringrazio anche il consigliere Ardu per serietà politica, ovviamente è stato il primo ad aver affrontato questo tema insieme a noi. Concluda, consigliere. Perciò, vicepresidente, concludo dicendo che da oggi si lavorerà pancia a terra per portare delle soluzioni immediate che vadano a beneficio sia delle attività che della città e di questo ne sono consapevole e conscio che da parte dell'assessorato c'è tutta questa volontà e ringrazio ovviamente della pazienza portata fino ad oggi di tutte quelle categorie che ricordiamo hanno sofferto e soffrono ma devono e si aspetteranno delle risposte immediate dalla maggioranza e dall'amministrazione tutta. Grazie, vicepresidente.